Slava tebi, Christe Bože, Kralju slave vječne. Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno dei azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, siamo nella Settimana Santa e la liturgia della parola ci mette davanti gli ultimi momenti della vita di Gesù. Naturalmente l'ultima cena appartiene a quei momenti, ma anche a ciò che è accaduto durante la cena, il tradimento, l'atto di Giuda che tradisce il Maestro. Sappiamo tutti bene come sia successo tutto ciò e come questo tradimento abbia influenzato Gesù e come sia stato con Giuda. Ma è utile pensare a questo evento da un'altra parte. Immaginiamo questo: Gesù sapeva che lo avrebbe tradito. Era un vero Dio e un vero uomo. Per sua divinità penetrò nei cuori di ogni essere umano e sapeva perfettamente cosa c'era in ognuno di essi. Proprio come conosce la profondità del nostro essere, sapeva anche come sarebbe avvenuto questo atto di tradimento, cioè uno dei suoi discepoli, uno di quelli più vicini a lui, avrebbe lavorato alle sue spalle, lo avrebbe venduto ai nemici, lo avrebbe portato a morte certa. Eppure Gesù tiene ancora Giuda vicino a sé, come gli altri discepoli. È la festa della Pasqua. Gesù insieme ai suoi discepoli determinò il luogo e l'ora in cui avrebbe mangiato la Pasqua. La Pasqua per gli ebrei era una delle più grandi feste, una festa in cui ricordano la traversata attraverso il Mar Rosso, il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, il passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Quella cena fu mangiata secondo le disposizioni che il Signore aveva dato a Mosè. Si cenava in famiglia.
E al tavolo sempre si ricordava l'opera di liberazione del Signore, atti d'amore e affetto per il popolo di Israele. La festa della Pasqua ebraica era una festa di umore speciale in cui si sentiva l'amore di Dio per l'uomo. In questi racconti dell'Antico Testamento degli eventi di liberazione, ogni ebreo si sentiva amato da Dio stesso. Sentiva la mano di Dio, la potente mano destra che li proteggeva dal nemico. Ed è per questo che questa festa è stata celebrata con i propri cari. Il padre avrebbe raccontato ai bambini le meravigliose opere di Dio e tutti nel ringraziamento avrebbero mangiato cibo e benedetto il Signore. Gesù è in festa con i suoi cari. Questi sono i suoi discepoli. Loro pure considerano Gesù molto vicino e trascorrono la maggior parte del tempo con lui. Lo seguono in tutto, lo ascoltano, assorbono le sue parole, osservano i suoi gesti, catturano la sua attenzione. Ed è per questo che saranno in grado di descriverlo così meravigliosamente, di passare di generazione in generazione, di narrare la meravigliosa transizione che ha avuto luogo nel loro maestro. Come ci date la possibilità di passare dalla mortalità all'immortalità, dalla transitorietà all'eternità? Come siamo degli schiavi del peccato per mezzo del suo amore, fatti figli di Dio, i suoi eletti? Tutto questo privilegio aveva anche Giuda, il discepolo di Gesù. Gesù aveva una conoscenza perfetta, sapeva fin dall'inizio che sarà lui a tradirlo, ma non lo fa andare via da sé. Giuda è tra i dodici, diventa testimone di tutti gli eventi riguardanti Gesù. Era così vicino a Gesù che al giardino degli ulivi poteva facilmente avvicinarsi a lui e baciarlo. Gesù anche allora ama Giuda e accetta il bacio, proprio come accetta il suo tradimento. Gesù è simile al servo del Signore, come descritto nella terza canzone del servo del Signore del profeta Isaia. Ho disteso le spalle a coloro che mi hanno colpito e le guance a coloro che mi strappano la barba e non ho nascosto il mio viso dagli oltraggi né dagli sputi. Non ho nascosto il mio viso. Gesù non si copre il viso, è completamente ovvio per il mondo, non si nasconde, come non si è nascosto tutta la sua vita pubblica mentre predicava, mentre guariva, aiutava i bisognosi. Gesù è aperto al mondo, agli uomini, non si copre il viso, in modo che tutti possano riconoscerlo nella sua parola, con le sue azioni. Pertanto non sfugge né a Giuda né al suo tradimento, non allontana Giuda da se stesso, ma Giuda già prima si separa da Gesù. Già sera prima Giuda ha ricevuto denaro in cambio di Gesù. Giuda aveva già fatto il tradimento, ma è ancora vicino a Gesù. Gesù è quieto, Gesù sopporta tutto, anche il tradimento, pure colui che è il suo traditore ed è accanto a lui. Gesù sopporta tutto perché lui è l'amore stesso, perché ha sempre rivelato la sua faccia, la faccia della misericordia, perché brama sempre l'uomo, la sua salvezza, anche se si tratta di suo traditore. Gesù offre sempre un'opportunità, non fugge da Giuda, non fugge dall'uomo. Fratelli e sorelle, Gesù è sempre rivelato ed è aperto anche a noi e possiamo ben vederlo attraverso le sue parole, seguirlo per mezzo delle sue opere. La domanda è: come noi ci comportiamo con Gesù? Come mi comporto io rispetto a lui? Lo sto tradendo con le azioni della mia vita mentre gli sto vicino, chiamandolo mio
Maestro, anche se so che c'è qualcosa nella mia vita che è contrario alla sua parola, al suo comandamento, devo essere consapevole del fatto che Gesù mi tiene vicino a Lui, ma devo guardare il suo volto, il volto della misericordia. Devo pentirmi di questo peccato, confessarlo, distanziarlo da me e quindi rimanere vicino a Lui. Gesù ha dato a Giuda l'opportunità fino alla fine, per questo lo ha tenuto vicino a sé, ma Giuda stesso decise cosa avrebbe fatto. Gesù amava Giuda, ecco perché lo teneva vicino, indipendentemente dallo stato del suo interiore, ma Giuda quell'amore ha respinto. Gesù ama ognuno di noi, fratelli e sorelle, sia quando siamo puri che quando siamo sporchi di peccato. Lui ci ha creati, non può odiarci, non si arrende mai con noi. Siamo noi che decidiamo cosa fare. Quindi nei momenti di oscurità non cadiamo, non rinunciamo all'amore di Dio, ma guardiamo il suo volto, il volto della misericordia. Ravviviamo in noi stessi le parole del Salmo di oggi. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri. Amen. Preghiamo al Padre Celeste che ha mandato suo Figlio Gesù Salvatore, perché con la passione, morte in croce ci rende e ci porta nel suo regno. Preghiamo, Padre Celeste, fa che celebriamo la salvifica passione di tuo Figlio Gesù, ti preghiamo. Padre Celeste, fa che ogni cibo ci fa ricordare Gesù che è diventato cibo per le nostre anime. Ti preghiamo. Padre Celeste, donaci il suo Spirito Santo perché possiamo avere l'amicizia con Salvatore Gesù. Ti preghiamo. Padre Celeste, fa che anche noi abbiamo forza subire l'ingiustizia perché siamo peccatori e Gesù innocente ha sofferto anche per noi, ti preghiamo. Padre Celeste, non permettere che l'ingiustizia regni nel mondo e che nessuno dei redenti diventa traditore del nostro Redentore, ti preghiamo. Padre Celeste, fa che tutti i nostri cari defunti guardano la luce del tuo volto, ti preghiamo. Ascolta le nostre preghiere, Padre Celeste, e fa che la celebrazione della passione di Cristo ci liberi dal male, ci fa diventare capaci per una vera vita cristiana, ti preghiamo per Cristo nostro Signore.